21 aprile 2019. Nella capitale dello Sri Lanka, Colombo, due chiese cattoliche e una evangelica, insieme a tre alberghi, vengono devastati da potenti esplosioni quasi simultanee. Muoiono 369 persone, tra cui 82 bambini e 47 turisti stranieri da 14 paesi. Autore di tanta strage, sei attentatori legati all'ISIS. O almeno così pareva all'inizio, e così si ostina a ripetere il governo. Ma dietro la loro mano omicida ci sarebbe una provata complicità dei servizi segreti e delle autorità srilanchesi. Siccome quella parte del governo era molto legato alla persona dell'attuale presidente, la esitazione a non esaminare le cose bene si collega con un tentativo probabilmente dell'attuale governo a vincere l'elezione attraverso creando un terrore nel paese. Una riedizione della strategia della tensione di cui fu protagonista l'Italia 50 anni fa, con tanto di capi della polizia e dell'intelligence che invece di essere chiamati a rispondere di mancanze e collusioni con gli attentatori sono stati promossi. Per questo la Chiesa srilanchese, ferita dagli attentati, alza la voce per chiedere giustizia. Abbiamo protestato, abbiamo fatto tante campagne, ma non abbiamo avuto successo, continuano a resisterci. Allora a questo punto noi abbiamo pensato bisogna andare all'estero, andare a livello internazionale. È sostenuto da Francesco in quest'opera di verità il Cardinal Rajit, che ieri ha commemorato i caduti della strage con una messa in Vaticano, accompagnato da 45 fedeli, feriti o parenti delle vittime. Una comunità che oltre all'ingiustizia ora patisce l'incapacità del governo di fronteggiare la grave crisi economica che attanaglia lo Sri Lanka. Siamo veramente, la nostra gente è colpita duramente, si sentono traditi.